che è diventata un po' violenta, violentina, comunque quando Eccoci, buonasera. Come starete notando dal tono informale dell'approccio, questo è il professor Gibellini, in realtà è un ritorno a casa. Il professor Gibellini è stato alunno del collegio di Sieri, è entrato nel 1964, se ricordo bene, sto andando a memoria. E ovviamente il mio ruolo di presentatore, altrettanto informale, non consiste nell'elencare i titoli di pubblicazioni, anche perché sennò non ci sarebbe tempo per la conferenza, ma spiegarvi molto molto rapidamente la ratio di questo incontro. L'idea è nata nel 2020, quando il professore aveva vinto il premio Sapegno, prestigiosissimo riconoscimento nella ricerca letteraria italiana, e l'aveva vinto per i suoi lavori sulla Bibbia in Belli, un testo ormai classico. Per quelli di voi che non l'hanno letto, raccomando molto questo aureo volumetto a Delfi di ormai qualche anno fa, che si chiama proprio La Bibbia del Belli, e che personalmente è stato il libro che mi ha fatto scoprire il professore. Io all'epoca ero giovane e mi occupavo di Bibbia in Voltaire, quindi cercando questi argomenti, diciamo così, liminari, ero arrivato a scoprire Pietro Gibellini e a scoprire con ulteriore orgoglio wisleriano che eravamo compagni di collegio, per quanto a molti decenni di distanza. Ovviamente, come sapete, la pandemia, tutto ha fatto rallentare questa idea del ritorno in collegio del professore, ma un'ulteriore motivazione è sorta pochissime settimane fa, quando al Vittoriale degli Italiani il professor Gibellini è intervenuto all'interno di un convegno sui rapporti fra D'Annunzio e Dante, incentrato soprattutto sulla scoperta da parte sua di un cartiglio, possiamo chiamarlo così, d'annunziano, con riferimento a Dante. Bene, il professore Gibellini dedica da sempre questa grande attenzione alla presenza del mito, potremmo dire, nella letteratura italiana, il mito classico. Ne ha scritto a riguardo anche di Pirandello, di Berger, di Manzoni. Veramente è uno studioso della letteratura che estende il proprio sapere sui secoli e senza compartimenti stagni. E ovviamente anche il suo lavoro sulla Bibbia, in qualche modo, ricalca questa presenza del mito nella letteratura. Potrebbe darsi che anche in qualche modo questa figura mitologica della letteratura, che è Dante, che viene ulteriormente mitizzato da D'Annunzio, possa effettivamente costituire un ulteriore ritorno di questo leitmotiv del mito nella letteratura. Ma per scoprirlo devo cedergli la parola, lo ringrazio di essere qui, gli lascio la cattedra e poi tornerò per il dibattito. Grazie. Sono io che ringrazio. È acceso? Sì. No, devo stare No, seduto? poi in presenza. Sì. È acceso il. Sì, è acceso. No, così è spento, così è acceso. Dunque, sono io che ringrazio il mio giovane compagno di collegio per la presentazione affettuosa e generosa. Ricordo abbastanza che quando ero giovane mi dava fastidio i vecchi che ricordavano il loro passato e quindi non lo farò, anche perché rischierei di emozionarmi e, come sapete, l'emozione rischia di rendere ancora più confusa l'esposizione che facendo io a braccio già di per sé rischia di essere confusa. Ebbene, avere un cambio di voce e per far parlare non soltanto lo studioso di D'Annunzio, ma per far parlare anche D'Annunzio, ricorro alla citazione di alcuni testi, grazie alla collaborazione del giovane dottorando Emanuele Del Fiore, che prego di accomodarsi. Cominceremo proprio leggendo quella. Leggendo, qual è leggendo, ma non si sentiva la voce. Però penso che sia un po' leggendo quel cartiglio che tanti anni fa, quando appunto cominciai a occuparmi di D'Annunzio, all'inizio degli anni 70, quando D'Annunzio era stato
sfrattato dagli studi di italianistica da 20-30 anni, trovai questo appunto che adesso Emanuele ci legge. Dov'è la poesia nella letteratura italiana? Nei primitivi, in certe notazioni in margine delle carte notarili, Mariosto, Tasso, tutto il resto, e Manzoni e Leopardi, la poesia italiana comincia con 200 versi di Dante e, dopo un lungo intervallo, continua in me. La poesia italiana, da D'Annunzio, comincia dunque con 200 versi di Dante e poi prosegue e vedremo alla fine migliora, secondo D'Annunzio, che non era un campione di modestia, con lui. In realtà D'Annunzio aveva imparato a memoria certamente più di 200 versi di Dante, perché chi ha studiato il suo linguaggio trova che gli echi di Dante superano per frequenza quelli di qualunque altro poeta italiano. Potremmo dire che Dante è l'Ovidio dei poeti latini, così come nelle fitte citazioni di poeti latini, Ovidio, il poeta delle immagini colorite, della sessualità, della fantasia, il cantore dei miti, precede con un distacco notevolissimo Virgilio e poi ancora più lontano Orazio, eccetera, D'Annunzio precede tutti gli altri poeti, anche quelli dei primi secoli particolarmente cari a D'Annunzio. Chi studiò l'importanza del linguaggio d'annunziano, anche qui nel cuore degli anni 70, quando si pensava che a D'Annunzio avessero voltato le spalle i lirici della nuova generazione, chi mostrò che invece anche questi lirici antidannunziani si erano in qualche modo intrisi del lessico, del linguaggio di D'Annunzio fu Pier Vincenzo Beccardi. E che fossero intrisi lo sanno certamente specialisti di D'Annunzio che sono qui, l'amico Maurizio Arari, ma soprattutto Gianni Mussini, che proprio sugli echi d'annunziani della poesia di Clemente Regola ha scritto pagine definitive. Mengaldo parla però di un uso lessicalizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che per D'Annunzio le parole o i sintagmi danteschi che spruzza, passatemi l'immagine, spruzza un po' come il sale o il prezzemolo che un cuoco mette in tutte le vivande, sono svincolati dal contesto di partenza. Sarebbe come usare i mattoni di una casa demolita per fare altre costruzioni con una linea architettonica completamente diversa. Questa indicazione di Mengaldo è giusta per la grande maggioranza dei casi, ma non per tutti. Per esempio, se noi leggiamo un appunto, un altro cartiglio, quello dell'inizio del notturno, siamo nel 1916, D'Annunzio ha avuto un incidente aereo, ha perso l'uso di un occhio, è completamente bendato, disteso immobile come in un sarcofago egizio e descrive che cosa sta provando. Il buio, il silenzio assoluto, rotto soltanto dal fruscio della figlia, Renata, la sirenetta, che ritaglia delle strisce di cartoncino su cui D'Annunzio con un lapis scrive delle brevi frasi. Il genio di D'Annunzio è anche quello di trasformare un'occasione in un'opportunità. La necessità di scrivere brevi frasi su queste strisce di cartone lo spinge o
accentua una tendenza che già aveva a una sintassi paratattica, cioè coordinativa, e fatta di frasi molto brevi. Ebbene, in uno di questi cartigli leggiamo: la stanza è buia. Se andiamo però a prendere la edizione del Notturno, così come viene stampata da Treves, con le bellissime sigillografie di De Canonis, troviamo scritto in altro modo: la stanza è muta d'ogni luce. Perché? Evidentemente per un rinvio al canto quinto dell'Inferno, il canto di Paolo Francesca. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia, come fa a mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. In sostanza, citando questo verso di Dante, D'Annunzio suggerisce la situazione di patimento quasi infernale che sta vivendo. Facciamo un altro esempio. Prendiamo una poesia nota, credo, a tutti. I pastori. Settembre andiamo oggi in terra d'Abruzzo, i miei pastori lasciano gli stazi e vanno verso il mare. Hanno bevuto profondamente ai fonti perché, diciamo, rimangono l'odore dell'acqua, il sapore dell'acqua natia nei cuori esuli, si avviano con la breccia. A un certo punto troviamo due citazioni dantesche, l'una quasi virgolettata: ah, voce di colui che primamente conosce il tremolare della marina, e l'altra: senza mutamento è l'aria. Sono due citazioni dal Purgatorio. La seconda viene appunto un'aria dolce senza mutamento. Ebbene, che cosa c'entra il Purgatorio con i pastori? C'entra perché il sentimento dominante di questa poesia è proprio quello dell'esilio. L'esilio dei pastori è l'esilio di una altezza, l'altezza dei monti abruzzesi, che devono abbandonare per scendere fino all'Adriatico selvaggio, che verde come i pascoli dei monti, ricordo sempre presente, e da cui si sentono appunto esiliati. Ed è in fondo la stessa condizione delle anime del Purgatorio nel poema dantesco, perché le anime del Purgatorio non hanno, no, il rimpianto della vita terrena, ma hanno, se posso usare l'espressione paradossale, hanno nostalgia del futuro, si sentono esuli da quella patria dell'anima, da quella patria destinata che è l'altezza del paradiso. Basterebbero dunque questi due esempi per dire che sì, D'Annunzio a volte riduce il linguaggio d'annunziano a tessere di un vocabolario da combinare come se fossero tesserine di un mosaico in una composizione di colore diverso, ma talvolta invece attraverso l'evocazione di un sintagma dantesco, di un emisticchio, di un mezzo verso, riporta. E allora ci si chiede anche che cosa possa aver lasciato in D'Annunzio Dante, un autore che sembrerebbe a noi così lontano. Leggeremo poi qualche altro testo, qui faccio un balzo in avanti. Prendiamo il sintagma senza mutamento. È diventata questa espressione che noi troviamo ripetuta molte volte nella scrittura d'annunziana, sia in versi che in prosa. È quasi un tic, un leitmotiv. E io mi domandavo, ma perché gli è piaciuto tanto questo senza mutamento? E allora mi è venuta in mente l'ultima quartina, quella che sigilla il libro segreto, che è
l'unica opera, l'ultima opera davvero interessante e originale di Tanuzio, pubblicata nel 1935, recuperando appunti di anni precedenti, si intende, e presentata proprio come il suo libro testamentario. Il titolo completo suona 100 e 100 e 100 e 100 pagine, cioè 400 pagine, del libro segreto di Gabriele D'Annunzio, Tentato di morire. Tentato di morire, la caduta accidentale dal balcone del Vittoriale giusto 50 anni fa, 1922, quella che gli impedì di partecipare all'incontro con Mussolini e Nitti, da cui sarebbe poi partita, o meglio, lasciando poi il campo libero a Mussolini per la marcia su Roma, che è caduta dal balcone, portò una commozione cerebrale, e lo presenta appunto come libro testamentario di questa costante riflessione sulla morte. E suona così: tutta la vita è senza mutamento, ha un solo volto, la malinconia. Il pensiero ha per cima la follia e l'amore è legato al tradimento. Lo chiama un tetrastico tetragono, una quartina con linea BBA, che ogni membro di questa quartina meriterebbe un commento che però ci porterebbe fuori strada. Mi soffermo soltanto sul senza mutamento. Ecco, quel sintagma dantesco prendeva D'Annunzio perché coincideva con la sua nozione statica, non dinamica, la sua visione atemporale dell'essere umano. La storia umana è un eterno ripetersi delle stesse vicende. Si tratta naturalmente di una metacronia, per dir così, del tutto immanentistica, non trascendentale, così come le sue laudi, le sue bellissime laudi, sono intitolate così franciscanamente, laudi delle creature, ma sono laudi di creature senza un creatore. Ecco dunque che a volte il valutare un sintagma verbale, una coincidenza di parole, ci deve far chiedere sul senso che sta sotto la predilezione di queste parole, più o meno consapevoli. Qual è la seconda lettura che beatitudine. Abbiamo? Beatitudine. Finora abbiamo parlato del poema e sul poema naturalmente torneremo. Ma in realtà anche la Vita Nova di Dante fu un testo che impressionò fortemente D'Annunzio, il quale, come altri esponenti della scuola pre-raffaellita, prediligeva i poeti dell'origine, San Francesco, gli antichi volgarizzamenti, il Dante Stridovista, e proprio l'eco di questi versi lo troviamo in una lirica di Alcione, Beatitudine. Color di perla quasi in forma. Legga più lentamente, se non le spiace, sì. Perché non è facile, non avendo il testo sotto gli occhi per chi segue. Color di perla quasi in forma, quale conviene a donna aver non fuor misura. Non è, Dante, tua donna che in figura della rorida sera a noi discende? Non è dal ciel, Beatrice, discesa in terra a noi, bagnata il viso di pianto d'amore? Ella, con lacrimar degli occhi suoi, tocca tutte le spighe, a una, e cangia lor colore. Stanno, come persone inginocchiate, elle dinanzi a lei, a capochino, umili, e parsi bei ciascuna del martiro che l'attende. Vince il silenzio i movimenti umani. Nell'aerea chiostra dei poggi l'arno pallido si incela. Ascosa la città di sé non mostra se non due stelle alzati, torre d'imperio e torre di preghiera. A noi, dolce com'era il cittadin suo prima dell'esilio,
Quand'ei, tenendo nella mano un giglio, chinava il viso tra le rosse bende. Color di... Scusi, no, questo è il verso successivo. Sì. Ora, è chiaro, qui tante emergenze stilistiche. Il poeta che ha appena cantato la sera chiesolana, lodandola con accenti francescani, laudata sì per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle, dove le prime stelle è un'altra eco dantesca, ha presentato la sera come una figura femminile. Questa poesia, che reca per titolo La sera chiesolana, fu in realtà ideata ad Assisi, mentre il poeta con Eleonora Duse contemplava dall'alto di un colle il dolce paesaggio umbro. A questo punto si chiede se questa sera non sia una nuova Beatrice e declina con accenti cari alla Beatrice idoleggiata dai preraffaelliti, da un pittore come Dante Gabriel Rossetti, che appunto nella Beata Beatrix presentava questa figura quasi allegorica, con un fiore in mano. E naturalmente c'è l'evocazione della vita nuova, ma è un'evocazione in cui, come dire, la divinità sale dal basso e insita nella natura, e anche la religiosità è una religiosità di cose. Abbiamo visto che le spighe si inchinano, si inginocchiano come fossero dei devoti. Abbiamo visto l'ascesa verso un celeste, che è però il celeste del cielo, e non metafisico. Dunque, chiaramente, la vita nuova traspare in filigrana tra un verso e l'altro. Ma c'è anche la struttura della vita nuova che viene in qualche modo mimata da Nunzio dell'Alcione. Come sapete, questa che è la più bella raccolta di D'Annunzio e una delle più belle della poesia novecentesca, racconta il nascere della primavera col commiato lacrimoso dell'estate, il suo esplodere e poi il suo declinare con la prossimità dell'autunno. Ecco, che cosa nasce? Che cosa racconta la vita nuova se non la giovinezza di Beatrice, il fiorire della sua gentile beltà femminile e parallelamente dell'amore dantesco, e poi il suo declinare e la sua morte annunciata da indizi, come in una poesia di Alcione che si chiama appunto Gli Indizi? La differenza naturalmente è che quella eterea creatura che poi verrà trasposta come guida più che angelica del paradiso è sostituita dall'estate. Dall'estate che è l'estate furiosa, vertiginosa, libidinosa, l'estate che affoca le reni e dunque in una visione totalmente vitalistica e certamente diversa da quella di Dante. Torniamo un attimo al testo successivo, che è? E questo mancava anche l'ultimo stato. No, il silenzio di Ravenna. Il silenzio di Ravenna. Vogliamo leggere il silenzio sì. Di Ravenna? Ravenna, glauca notte rutilante d'oro, sepolcro di violenti custodito da terribili sguardi, cupa carena grave d'un incarco imperiale, ferrea, costrutta di quel ferro onde il fato invincibile, spinta dal naufragio ai confini del mondo, sopra la riva estrema. Ti loderò pel funebre tesoro ove ogni orgoglio lascia un diadema. Ti loderò pel mistico presagio che è nella tua selva quando trema, che è nella selvaggia febbre in che tu ardi. O Prisca,
un altro eroe renderà l'arco dal tuo deserto verso l'infinito. O testimone, un altro eroe farà di tutta la tua sapienza il suo poema. Ascolterà nel tuo profondo sepolcro il mare, cui il tempo rapì quel lito che da lui t'allontana. Ascolterà il grido dello sparviere, il rombo della procella ed ogni disperato gemito della selva. È tardi, solo si partirà dal tuo sepolcro per vincere solo il furibondo mare e il ferreo fato. Naturalmente questo eroe è il poeta Dante, che qui viene visto come, non solo come padre della lingua, ma anche come padre della patria e cantore insieme e guerriero, come poi D'Annunzio presenterà se stesso, prima come immaginifico e poi come comandante. Questo Silenzio di Ravenna è composto nel 99, l'anno in cui D'Annunzio stende anche i primi versi di Alcione, però fa parte di un altro libro, il secondo libro delle Laudi, intitolato Ad Elettra. E sono queste le Laudi degli eroi. Attenzione, quando si usa il termine eroe, bisogna spiegare che D'Annunzio usa questa parola nel significato che gli aveva dato un libro molto importante del filosofo scozzese Thomas Carlyle, che D'Annunzio aveva letto in traduzione francese, Les héros, gli eroi. Chi sono gli eroi per Carlyle? Sono gli eroi guerrieri, sistemi, patrioti, ma anche gli eroi dello spirito, gli artisti, i musicisti, i pensatori, i filosofi. Ecco dunque che il libro di Elettra, Le Laudi degli eroi, raggruppano questi diversi tipi di eroi. Abbiamo appunto gli eroi guerrieri, Garibaldi, i marinai italiani morti in Cina, Narciso e tutte le progetti, cioè eroi del Risorgimento. Abbiamo gli eroi della scrittura, Vittorio Hugo. Abbiamo gli eroi della musica, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi. Abbiamo gli eroi della pittura, Leonardo da Vinci, Sigantini. Abbiamo gli eroi del pensiero, Nietzsche, lode per la morte del distruttore. E abbiamo una laude di Dante. Dove è messo Dante? Tra gli eroi, tra gli scrittori, tra gli artisti? No, è messo d'apertura di libro. Subito dopo la poesia di dedica alle montagne, viene la laude di Dante. Dunque Dante rappresenta un eroe nella sua pienezza, che non va incasellato come gli altri in un compartimento specifico, perché è l'eroe per eccellenza della grande Italia, nel cui nome termina il poema di Elettra, con il canto augurale per la nazione eletta. È chiaro, in D'Annunzio, qui, ma non solo qui, del resto è anche in tanta scrittura risorgimentale, attinge dal bacino del lessico sacro per applicarlo a ideali più o meno nobili, ma comunque profani, come quelli della E se noi leggiamo questa raccolta, vediamo che in realtà Dante fa capolino poi continuamente, anche quando si parla degli altri eroi. Per esempio, quando Giuseppe Verdi è sul letto dell'agonia, chi vengono a vegliarlo, a dargli l'ultimo commiato e ad accoglierlo con lui tra l'aldilà dei gradi, sono Leonardo da Vinci, Michelangelo e, guarda caso, Dante Alighieri. Ma vediamo lode
specificamente dedicata a Dante. Qui io ho riportato soltanto la prima e l'ultima strofe, perché vedete, è un testo piuttosto lungo, anche francamente retorico, in cui Dante cerca di mimare la numerologia dantesca attraverso la scrittura di 11 strofe, ciascuna di 11 versi. E qui certamente coglie un segno numerologico di Dante, che è quello della perfezione, del numero 1 dei 100 canti, che però Dante combina con il numero 3 dei 33 canti di ogni cantica. E sicuramente nel pensiero di Dante la predilezione per questa combinazione dell'1 e del 3 rappresenta un chiaro riferimento al dogma trinitario. Già in questo D'Annunzio non considera il 3, considera solo l'1. Non solo, ma a scanso di equivoci, rivolgendosi a Dante, nomina due volte Dio, dicendo il tuo Dio. Dunque, nessuna, diciamo, adesione di D'Annunzio alla prospettiva metafisica di Dante, che tuttavia ammira come il più grande interprete dell'eterno destino umano, di un destino che è senza mutamento. Leggiamo la prima e l'ultima strofe. Oceano senza rive infinito d'intorno e oscuro, ma lampeggiante, e con un silenzio sotto i terribili tuoni immoto, ma vivente, come il silenzio delle labbra che parleranno. Tenebrore dei tempi, profondità dell'affanno umano, assidua mutazione delle cose, ritorno perpetuo delle sorti. Oceano senza rive tra due poli, tra il bene e il male, con le sue bave disperse dalla procella eternale, coi suoi abissi ingombri dalle spoglie dei popoli morti. Era il destino. E tu, come una rupe, come un'isola montuosa, come una solitudine di pensiero e di potenza, come una taciturna mole di dolor meditabondo, che ode e vede, sorgevi uno dal gorgo, e nell'ullo delle prede, nel sibilo dei nembi, nel rombo delle correnti, il tuo orecchio udiva quel silenzio e la sola parola che doveva essere detta. E di sotto alla fronte, percossa dalle schiume e dai venti, il tuo occhio insonne vedeva infiammarsi il mondo all'alta tua vendetta. È il poeta che sta come torreferma che non crolla, o meglio come scoglio, l'immagine delle rocce fondamentale nel libro di Restra, che è un'immagine di provenienza di Charlie, e che osserva i flutti dell'oceano, l'oceano del destino dell'umanità, che continuamente si agita tra due poli, del bene e del male, che però sono poli in qualche modo intercambiabili, come una partita di scacchi che prevede le linee bianche e nere, ma basterebbe girare la scacchiera. C'è questo senso di orizzontalità. Di fronte alla verticalità del poema dantesco, verticalità prima in discesa nell'abisso infernale, poi nella salita del monte purgatoriale e su fino alle sfere celesti, qui abbiamo, senza mutamento, un enorme piano orizzontale. Dante è soltanto il poeta che deve celebrare l'alta sua vendetta ascoltando il silenzio di una umanità miserabile e soprattutto, vedremo poi, di un'Italia che tace perché aspetta la parola dell'eroe che ne segnerà il riscatto. Un cocktail tra il mito risorgimentale e il superomismo, diciamo. Questo è il Dante come D'Annunzio celebra in questa poesia, ripeto, piuttosto retorica. La lettura successiva qual è? Dante, gli stampatori e il bestiario. Nel 1911 l'editore Olschi di Firenze
decide di fare una edizione oltremodo lussuosa con il testo curato da Ortensio Lando Passerini e chiede la prefazione a D'Annunzio, il quale, essendo, diciamo, in fondo negato all'attività dell'analisi critica, cosa che rattristava profondamente Pasqua quando ci furono le letture dantesche a Orsa Michele, di fronte al successo di D'Annunzio, Pascoli, che non riusciva a riscuotere quell'attenzione, pur essendo tanto più profondo e originale, ridiscutibile, ma profondo e originale come critico dantesco, soffriva di invidia, insomma, è un sentimento che purtroppo anche molti uomini rispettabili per altri versi devono sopportare. D'Annunzio fa una prefazione che è contro l'erudizione dantesca. Lui, che pur leggeva il testo della Commedia, che allora era considerata la Bibbia per la sua ricchezza, il testo del sacerdote grigionese Giovanni Andrea Scartazzini, che D'Annunzio chiama spregiativamente Scarto Scartazzini, ma intanto su quello lavorava e postillava, D'Annunzio fa una prefazione, poi raccolta nelle Favine del Maggio, col titolo Dante, gli stampatori e il bestiario, dove appunto racconta di un bestiario, cioè di un mandriano, indotto, segna l'alfabeta, che però sapeva a memoria Dante e che collegava quei versi facendone sangue di vita e non semplice inchiostro sparso sulla carta. Leggiamo un passo. Ma mi sovviene dei quaderni sgualciti e sconnessi che io vidi un giorno in mano a un bestiaio della Maremma, opera d'un dei suoi vecchi selvaggio copiatore, più cari a lui che non fosse al duca d'Urbino il gran codice alluminato. E del ricordo m'appago. Era la cantica dell'inferno, trascritta forse con una sola penna, come quell'alcorano del soldan Circasso regnante in Egitto. Che leggi? Gli chiesi. Il mio Dante, mi rispose. Di grazia, leggi ad alta voce, pregai. Non si peritò. Senza aver letto la suprema cantica, ora egli conosceva in lume e in suono l'arte del paradiso. Non altrimenti è da conoscere tutto Dante. Il bestiaio della Maremma me l'insegnò, che meglio di me sapeva riceverlo sotto la specie del canto eterno, col medesimo orecchio prendendo gioia dal trillo dell'allodola e dalla terza rima. Non si gravava di chiose il suo selvaggio codice, né gli dimandò mai ad alcuno che le oscurità gli fossero chiarite, ma il suo puro sentimento lo induceva a inchinar l'anima verso il poema sacro, come verso una musica imperscrutabile. Ecco qua la posizione di D'Annunzio. Questo mandriano maremmano che sa a memoria l'inferno, imparato sui vecchi quaderni gualciti più cari di quanto fossero i manoscritti miniati al raffinato duca di Urbino, che però recita l'inferno. Recita l'inferno, ma ha intuito che cos'è il paradiso. Come l'ha intuito? Attraverso i rumori della natura, il trillo della cicala musicale come la terzina e la rima dantesca. Ancora una volta, al paradiso celeste viene sostituito un paradiso terrestre. E questo amore indubitabile che D'Annunzio ha per Dante è l'amore di un Dante dimidiato, di un Dante cioè privato dell'aspetto in qualche modo morale e teologico e valutato invece per il suo sano realismo, per la sua adesione alle cose dell'umanità e alle cose tangibili della natura. La prossima lettura è il libro segreto. Il libro segreto.
Mi avvio alla conclusione, scusandomi se sto dilungando un po' troppo. Ho nominato prima il libro segreto, però prima di questo facciamo ancora una chiosa ideologica, per dire così, sulla frequentazione d'Annunziana di Dante. D'Annunzio scrive nel libro segreto di svegliarsi molto spesso di notte e di avere delle ispirazioni e dunque di prendere il primo libro rimasto sul capezzale e usare le pagine bianche o i margini per scrivere con un lapis i versi, gli spunti, le diciamo ispirazioni che gli vengono dall'interno prima che il sonno le cancelli in modo da recuperarli. Questa non è una bugia, D'Annunzio era anche capace di dire bugie, come specialmente alle signore, vero, ma in questo caso diceva la verità, perché chi ha avuto l'occasione di frequentare quel tesoro che sono gli archivi del Vittoriale della biblioteca d'Annunziana, certamente già ne sa qualcosa, e trova effettivamente vergati, oltre che sottolineature, angoli piegati, trova vergate delle postine marginali e a volte anche dei versi o dei frammenti di poesia. Ebbene, proprio sulla vita nuova dello Scartazzini troviamo il testo, almeno i primi abbozzi, i primi versi di quel testo che è la pasquinata contro Adolf Hitler. Si pensava che questa pasquinata fosse stata scritta nel 38, quando Mussolini stava per incontrare Hitler e D'Annunzio si sapeva che era avverso a questo incontro. In questa pasquinata D'Annunzio beffeggia Hitler ricordando la sua impressione, la sua, scusatemi, esperienza di imbianchino, Hitler aveva fatto l'imbianchino da giovane, il suo rubbio, la sua retorica vociante, ma irridendo anche alle sue pretese di grandezza. Dice: allunghi il braccio corto di Guglielmo, come se volesse emulare il Kaiser Guglielmo, ma un braccino troppo corto. In realtà, andando a studiare meglio i documenti, potrei dimostrare che questi versi risalivano al 33-34 e rappresentavano l'opposizione di D'Annunzio a Lanschus, cioè agli tentativi poi effettuati con successo della Germania nazista di annettere l'Austria. Ma ciò che mi preme non è parlare del pensiero politico di D'Annunzio, è dire che evidentemente negli anni 30 D'Annunzio teneva ancora sul capezzale l'edizione della Divina Commedia e che proprio un testo in cui lo sdegno si fa sarcasmo e dileggio è quanto mai dantesco. Non è un caso, insomma, che questo testo, che è anche, diciamo, scritto con tratti di realismo espressionista a loro modo dantesco, sia stato vergato sulle pagine dello Scartazzini. Ma leggiamo che cosa dice D'Annunzio nel libro segreto. La fermezza plastica e metrica, tra parentesi dei miei versi, chiude quello incognito e indistinto che è il fiato segreto della poesia. Un incognito indistinto che la sublime inconsapevolezza di Dante diede alla soavità di mille odori, mentre significa, in due termini, quasi in sigla religiosa di intuizione eterna, la più nascosta essenza della poesia. Ecco una terzina scolastica. Un attimo. Ci sono dei tre punti di pausa, mi pare. Questo primo
pensiero e ci fa capire come anche l'elaborazione di una teoria della poesia, di una estetica personale, di una poetica dannunziana, debba qualcosa a Dante. Perché Dante usa questa espressione, l'incognito indistinto, alludendo a una deliziosa indistinzione di aspetti cromatici per D'Annunzio. Ma D'Annunzio dice, qui Dante inconsapevolmente ha dato la perfetta definizione della poesia. E questo è l'aspetto moderno di D'Annunzio. Perché prima ha lodato il carattere squadrato delle sue quartine. Questo passo segue da alcune quartine da lui riportate, di cui loda la perfetta concisione. D'altro lato fa capire che accanto a questa scrittura ferma, precisa, dettagliata, c'è un effetto di alone, il lato della modernità simbolista, che in qualche modo integra e corregge il lato neoclassico di D'Annunzio. Perché D'Annunzio ha in effetti questo aspetto di fronte, anche se le due facce, anziché stare una opposta all'altra, come quelle di Ogiano, molte volte si sovrappongono come due maschere semitrasparenti. Ma seguiamo il prosieguo del libro segreto. Ecco una terzina scolastica rinvenuta, senza data, senza indicazione di luogo, nella pagina 260 del Dante scolastico di Scarto Scartazzini. Gabriele, io mi son tuo terzo nato, che avessi dalla musa arcana. Il primo e l'altro non redarono il tuo fato. Io posso consentire di riconoscermi affine alla Alighieri e a Gianni dalle bande nere, ma dico che dell'uno e dell'altro mi affranco per andare oltre, per farmi degno del parentato. Dante della cavallata, Dante priore, Dante proscritto, Dante bilioso, libidinoso, rabbioso, imperioso, vendicativo, feroce, crudele. Dante accoppiato alla gentucca e alla pietra sull'origliere di Beatrice. Dante violento contro natura, che osa svergognare Brunetto, maestro incomparabile. Infine, Dante morituro, che trasfonde la sua ombra all'ombra della pineta di Ravenna e del suo sale insala il lito di Chiassi, la mia riva adriatica. Certo, egli consente se il terzo dei suoi figli, battezzato, fu Gabriele degli Alighieri. Purei disse di me, a te fia bello averti fatto parte per te stesso. Di me disse, rimasa ogni vergogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. E questo di me verace epitaffio incise, d'ogni valor portò cinta la corda. Sono frasi che meritano una pur breve chiosa. Nella prima, Dante paragona se stesso a due ideali antenati. D'Annunzio paragona se stesso a due ideali antenati. Dante Alighieri e Giovanni dalle bande nere. Il poeta e il soldato, da lui fusi nell'immagine del poeta soldato. Ma aggiunge anche qualcosa, che lui andrà oltre il modello e l'esempio di quei due grandi maestri. E come andare oltre? Andrà oltre dicendosi degno di Dante e dunque autobattezzandosi figlio di Dante col nome di Gabriele degli Alighieri. Ma poi va avanti, dà un ritratto di Dante che è proiezione delle sue virtù e anche dei suoi vizi. Dante della cavallata, Dante soldato di cavalleria. Sappiamo che D'Annunzio
fece il servizio militare nei reparti di cavalleria ed era e fu sempre un appassionato cavaliere, ma poi diventa anche il Dante biglioso. Addirittura il Dante spregiatore di ogni lingua, sperimentatore di ogni vizio. Dante che si accoppia con la gentucca, la misteriosa donna che fa rima con Luca, quindi si pensa sia stata Marchese citata nel poema, e con la pietra, con la donna pietra, la donna restia, e quindi lascia intendere quasi l'idea di una violenza esercitata dove? Sull'origine di Beatrice, cioè Dante come Don Giovanni, per dir così, a danno di Beatrice. Non solo, ma addirittura Dante incline al vizio che rimproverava a Brunetto Latino. Questo Dante disdegnoso e che però scopre la sua grandezza in riva all'Adriatico, al mio Adriatico, dice D'Annunzio, diventa in qualche modo non il maestro di D'Annunzio, ma il profeta di D'Annunzio. È come una specie di precursore che annuncia la venuta di uno più grande di lui. E questo delirio egolatrico termina proprio con le citazioni di Dante. Quando Dante dice stai come torre ferma che non crolla, parlava di me. Quando dice quelle altre cose che abbiamo sentito leggere, dice D'Annunzio, parlava di me. È un momento di grande esaltazione egotistica, ma questo D'Annunzio è criticabile per molti aspetti, ma pur sempre in grado di stupirci e di interessarci. Grazie dell'attenzione. Grazie ancora. Abbiamo ovviamente tempo per interventi. Comodo, questo sia per me, che continuo però non apparire meglio, quindi resto con un misterioso. No, meglio così, ma resto con un misterioso. No, l'onore. Si chiederanno chi sarà mai. Allora, appunto, abbiamo un sì, misterioso da lui, che era in aula. O chiunque altro. Io sono orbo, vedo solo quelli delle prime righe, magari ci sono altri amici, scusatemi se non vi ho salutato, ma ho questo problema, purtroppo. Non lo obblighiamo, come faceva Maria Corti, che quando nessuno interveniva diceva tu ci vedi, fai una domanda. Volevo chiedere, hai usato a un certo punto l'espressione i colori sono quelli, ma c'è un valore d'oro simbolista. Quindi l'operazione è un'operazione di tinte, come aveva detto Giuseppe, dare la tinta, cioè prendere veramente certi una tavolozza che gli serve per dare la tinta a certi momenti. Sì, e sembra che prevalga il purgatorio, e forse il paradiso insieme, che l'inferno invece sia più marginale, anche se poi ci sono dei luoghi dove l'inferno viene fuori molto forte, no? E sono scelte quindi sempre di colore, però è anche vero che il brano finale commentato sembra implicare qualche cosa che va anche al di là del colore, cioè una un'edificazione anche
psicologica, forse anche morale e politica. Vediamo un po'. Il gran problema che ci fa pensare agli effetti, perché l'espressione di un colto, di un distinto, sembra in qualche modo contraddire quella ricerca di nettezza e di perfezione che era propria del linguaggio parentesco. Tant'è che mi ci fai pensare adesso, mi chiedo, devo dire che la maggior parte degli echi vengono dall'inferno perché contiene i canti più memorabili nella scrittura di D'Annunzio. Però è vero che il codice distinto invece si riferisce a questo clima aereo, quindi simbolista, raffreddita, eccetera. Mi domando se D'Annunzio non alludesse piuttosto a una polisemia, a una voluta ambiguità semantica di certe parole. Prendiamo per esempio la quartina del libro secondo. Tutta la vita è senza mutamento, è chiaro. Ha un solo volto, la malinconia, è chiaro. Il pensiero ha per cima la follia, e questo può essere chiaro. Viene da un verso di Paul Verlaine, au penser aboutissant à la folie, ma può fare venire in mente un autore come Erasmo, come l'elogio della follia. E già qui comincia, come dire, a far pensare che cosa ci vuol dire precisamente D'Annunzio. È il D'Annunzio che parla del mistero e lo lascia nel mistero, e risulta misterioso soprattutto l'ultimo verso. E l'amore è legato al tradimento, che può avere una decifrazione di tipo biografico. D'Annunzio amava le donne e le tradiva. E questa può essere una lettura. Ma può avere anche un risvolto diverso. Cioè, se i primi tre versi hanno questa portata meditativa, è difficile che l'ultimo verso possa ridursi semplicemente a una confessione autobiografica. E allora può venire in mente di tutto. Può venire in mente il bacio di Giuda a Cristo, il tradimento del verbo d'amore. Quindi potrebbe essere quello spazio che il D'Annunzio, che tante volte ha negato, diciamo, ogni prospettiva trascendente, nell'ultimo tempo probabilmente diventava più possibilista nei confronti del mistero. Da te, che chi ha visitato il Vittoriale, immagino tutti voi, se si sofferma nella stanza delle reliquie, vedrà una specie di scalinata che muove dai feticci primitivi agli idoli tribali, alle divinità del politeismo indiano, finché ascende al simbolo cristiano, rappresentato, guarda caso, dalla Madonna, secondo una visione matriarcale fortemente radicata nel cattolicesimo meridionale e nell'abruzzese D'Annunzio, e poi una scritta che corre lungo, diciamo, il cordone ligneo che tutti gli idoli adombrano il Dio vero. Dunque, l'idea di aver fatto il D'Annunzio vecchio, perché Vittoriano queste cose le fa negli ultimi anni di vita, che apra questa prospettiva, come dire, lascia una parte di mistero su cui non si pronuncia. E forse l'incognito indistinto potrebbe riferirsi anche a questo, quindi non soltanto a idea di poetica, di un linguaggio che deve essere nitido ma anche con effetto di alone, ma potrebbe riferirsi anche al significato
nelle parole che trasmette. Ci devo pensare su, perché è una domanda che, a cui non si può rispondere facilmente. Del resto tu conosci bene la luce. Sicuramente, sì, l'interpretazione autobiografica per l'amore e il tradimento è banalizzata. È banalizzata. C'è qualcosa di più. Cioè, è come se dicesse che l'amore intrinsecamente tradisce, ma non nel senso banale del Don Giovanni, che poi banale è Don Giovanni, non è, ma insomma, c'è sempre un tradimento dell'amore. E questo può essere, sì, può essere una scoperta sua legata proprio anche al fatto quasi speculativo, filosofico, speculativo, ma sì, sì. Il tradimento è intrinseco all'amore, sì. Sì, sì. Esatto. Quindi anche l'operazione, che è un'operazione poetica, che è un'operazione d'amore. Specialmente Dante, certo, l'operazione poetica è un'operazione d'amore, ma al tempo stesso forse è sempre da dire. È possibile, sì, che questa sia la sua percezione. Aiuto. Buonasera, ma secondo me è una castrata, però quello che sono andato a capire. Quindi l'annunzio si pone in una prospettiva e anche come c'è stato il maestro Dante, anche il superamento, però per quanto riguarda Dante, dimostra di tante delle vite pietose, di tante dei tradimenti, e però volevo chiedere qual è invece il rapporto di l'annunzio con il Dante morale, cioè l'annunzio si confronta anche con una prospettiva metafisica di Dante oppure esclude semplicemente il confronto. Direi drasticamente che la ignora. La ignora perché o la nega, quando dice il tuo Dante, oppure vede in Dante colui che contempla e descrive il perenne agitarsi dei conflitti e delle passioni umane, e che entra però con il suo sdegno. Ma è questo uno sdegno di natura morale? Lo è, se vogliamo chiamarlo morale, di tipo politico o civile, cioè è l'idea dell'Italia meschina che vuole riportare all'antica gloria. In questo, in un certo senso, può collimare con Dante del sesto del purgatorio, Kaiser Italia di dolore, ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. Ma dimensioni morali d'altro tipo non ci sono. Ci sono degli ideali di tipo stilistico, cavalleresco. D'Annunzio accetta le sfide alla schiera. Detesta di Hitler la volgarità del suo tratto, ma una dimensione complessa morale in D'Annunzio non mi pare che ci sia. Estetica. Tranne che nella poesia dei cani. Per quella dei cani che tu hai scovato. È bella quella, c'è una sostanza morale, è un po' nichilista però. Sì, però si pone la domanda almeno. Sì, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla, succe e sbaglia il suo dito. Ogni uomo seppellito è il cane. Dico per i giovani che non possono avere... È una poesia che ho avuto la fortuna di trovare, probabilmente un appozzo, perché le rime non, è un po' anomala metricamente. Probabilmente se l'avesse rifinita l'avrebbe peggiorato. E immagina che i cani, i suoi levrieri, sepolti, stiano rosicchiando gli ossi
in realtà immagina che è la morte che sta rosicchiando le ossa dei suoi cari. E allora fa questa riflessione che termina con i versi che ho citato e che lascia davvero sgomenti. È una delle più belle poesie di D'Annunzio ed è fatta negli ultimi mesi. Questa. Sì, sì, fa piacere che la ricordiate. Volevo fare una domanda riguardo la domanda che si è accennata prima, ossia di un eventuale interesse da parte di una che mettiamo alla tua vita nei confronti del cristianesimo, comunque di una possibilità di avere una sfera. E a fronte di questo interesse, per non scoprire però, ci può, cioè in qualche modo, si può avere traccia di una lettura, cioè un contatto effettivo che non so io avuto con l'opera di Giovanna molto coerente, in cui appunto il protagonista, Estera, proprio dell'Estera Gesù, e effettivamente alla fine comprende insomma quasi insomma la vita, la vita all'eschismo e quindi ripone la soluzione in un culto, no? Prevedente insomma Giovanna a Bossa quando presenza di con le sue amici appunto che sono povero cristiano e quindi quando questo comunicare un ritorno effettivamente alla missione cristiana che aveva durato rispetto a quelli che erano stati quelli che sono stati bambini che aveva durato visto considerato le presenze di questa grafica autobiografica insomma che Giovanna ci regala e le sue presenze appunto era stata durata da questi. L'osservazione è molto interessante, la sua, perché generalmente si confina, per dire così, l'influsso di Vismont alla stagione, prima stagione, soprattutto al primo romanzo di D'Annunzio, Piacere, quindi ad Andrea Sperelli, anche se che è un gran bel libro, nonostante tutto, non credo che di questo. Più felice romanzi di D'Annunzio. E di solito però si limita lì. Questo che lei mi dice mi fa pensare che forse le impressioni avute da giovani ritornino poi prepotentemente a galla nella vecchiaia. Certo, D'Annunzio non fa mai aperte adesioni a una religione confessionale. Però anche negli ultimi anni era molto legato al convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò, quindi ai francescani. Però il culto di Francesco è anche questo un culto in cui l'elemento, diciamo, morale e religioso si è spesso mescolato in quelle generazioni con un interesse estetico. Però la sua osservazione è senz'altro da considerare. Grazie. Approfitto per farne. Una domanda ingenua su quanto effettivamente il pubblico cogliesse dei riferimenti danteschi in D'Annunzio, perché diciamo che esistono due tipi di lettore, un lettore completamente ingenuo, con il pannolino davanti al gramofono, e dall'altro lato un lettore perfettamente postmoderno che riconosce tutte le citazioni e l'intertesto. Il pubblico di solito si colloca più o meno a metà. Posso immaginare che all'epoca la conoscenza di Dante a livello culturale fosse migliore che quella di oggi, però a quel pubblico mancava tutto l'apparato critico del quale godiamo noi adesso. E visto che l'ultimo esempio che lei ha citato ci mostra un D'Annunzio in realtà ai confini del solipsismo nel suo rapporto con Dante, mi chiedevo quanto gli interessasse effettivamente che il pubblico cogliesse quei riferimenti e poi quanto sicuramente il pubblico cogliesse. Nel rispondere, caro Corrado, a questa domanda,
Ripenso al seminario dei dottorandi pavesi che ho avuto occasione di sentire stamattina e che parlava di intertestualità umana, cioè del riecheggiare una fonte nascondendola. Ecco, D'Annunzio usa spesso la intertestualità umana, cioè ricorre a testi poco noti. D'Annunzio era un lettore onnivoro di soprattutto di antichi testi medievali, addirittura per dire quando dice di rinnovare la lingua per rinnovare il romanzo moderno, perché il romanzo moderno deve indagare la psicologia piuttosto che le cose che accadono, la trama, la pensare alla costruzione dei personaggi interni, dice queste cose dovete trovarle negli scrittori religiosi e moralistici del Medioevo, perché evidentemente il modo in cui allora si configurava la descrizione della psiche passava attraverso la descrizione dei vizi del mondo. Quindi questi testi, anche poco familiari al lettore normale, ovviamente corto, usa una cosiddetta intertestualità umana. Nel caso di D'Annunzio invece non vuole nascondere questo, li mette in modo trasparente queste espressioni e in genere pesca proprio tra i canti più noti. Va a pescare, ho fatto prima l'esempio di uomo vero senza l'uomo senza luce muto, che tutti, anche di media cultura, hanno letto. Ed evidentemente considerava che Dante fosse veramente l'unico poeta profeta d'Italia. E quindi dava per scontato che i fondamentali di Dante fossero largamente comprensibili. Ripeto, a volte lui esibisce e nasconde le proprie raffinate citazioni, a volte sono al limite del plagio. Per esempio, faccio questo esempio, non voglio dilungare. Una pagina che quasi tutti abbiamo letto, almeno nelle antologie scolastiche del piacere, è quello in verso. Il verso è tutto, il sonetto, però il sonetto è una figura che il torso troppo alto e le gambe un po' troppo corte, perché le prime strofe sono di quattro versi, le terzine sono di tre. È una pagina molto, molto bella, molto citata. Quando deve predisporre la traduzione francese, questa qui la taglia insieme a tante altre, perché era presa di Sala Pianta, da un trattato metrico di un poeta parnassiano francese, Teodoro Vanville, e allora lui diceva: il pubblico italiano non se ne accorge, ma i francesi li vengono a stare. Con Dante è sempre trasparente, era fiducioso che arrivasse il messaggio del Cristo. Grazie mille. Se non ci sono, già che ho confermato, approfitto per ringraziare il professore. Attendiamo la lezione Mondadori del Belli, che immagino. È uscita l'edizione nei Libri Rinaldi. Vi avverto, è una minaccia, perché sono 5.400 pagine in un cofanetto che pesa 6 kg. E quindi, se intendete acquistarla, portatevi il carrello da sotto. Dovevo scegliere il mio impianto per passare il nome. Per passare a me, perché ero rimasto spiazzato dal cambio di editore. Però questo non toglie l'invito, insomma, a riparlare. Grazie a tutti voi, grazie a questo giovedì. Grazie a voi della pazienza. È bello. Però davvero, ma c'è un secondo.